Ciao ragazze, allora oggi vi faccio un video sui prodotti no del periodo, quindi prodotti con cui non mi sono trovata bene nell'ultimo periodo, lo sapete bene, ormai questa tipologia di video la conoscete ormai, anche perché io sono sfigata evidentemente, quindi ci sono sempre dei prodotti con cui non mi trovo per niente bene e quindi anche questa volta ne ho diversi da farvi vedere. Allora, iniziamo subito. Purtroppo, ebbene sì, a volte anche Nicole boccia questo brand. Primo prodotto è una crema Chanel. Ok, voi lo sapete, io amo questo brand, le mie borse preferite sono Chanel, i miei gioielli preferiti, le mie scarpe preferite sono Chanel, il mio profumo preferito è Chanel, ma con questa crema io veramente mi sono trovata non male di più. Allora, questa si chiama Hydra Beauty Nutrition e voglio raccontarvi un attimino la storia dietro a questa crema, perché io mi sono ritrovata a Cortina, siamo andati per Capodanno, lo sapete, siamo andati a Cortina e io mi sono ritrovata senza crema idratante per il viso. Dovete sapere che ne ho tipo 63 triliardi a casa di creme per il viso e io sono furbissima e quindi non me la sono portata dietro, quindi sono andata nell'unica profumeria praticamente che c'è a Cortina e ho preso questo, ce ne sono due tipo credo, una in un centro commerciale e l'altra è una profumeria, e ho preso questa crema. Tempo fa mi trovavo molto bene con la Hydra Beauty che era di colore rosa, se una cosa è di colore rosa io me lo ricordo, e questa invece è bianca, quindi non è la stessa. Con quella mi trovavo bene, con questa per niente. Allora, a parte che, ok, il profumo di tutte le creme Chanel è buonissimo, è veramente un profumo neutro, buono, che ti fa piacere avere addosso, insomma è un profumo che io amo. Il problema, cioè oggi non parlo veramente, cioè se non mi capite metterò i sottotitoli tipo in modo che voi mi capiate. Allora, parlo in nicolese. Praticamente questa crema veramente ha troppo profumo e io penso sia questo il problema di questa crema. Voi lo sapete, la mia pelle è molto delicata e non tollera bene i prodotti troppo aggressivi. Credo che questo sia un prodotto troppo aggressivo. Sì, va a idratarmi la pelle, non sento che mi tira, la sento idratata fino a sera, il che in inverno non è facile perché io sì ho la pelle mista, però problematica, in inverno diventa molto molto secca, quindi sulle guance mi tira, e questa invece me la tiene idratata veramente fino a sera. Il problema grosso di questa crema, mi dispiace dirlo perché appunto il mio amore per Chanel praticamente, no vabbè sto esagerando, però mi ha fatto una reazione allergica pazzesca, mi sono usciti dei brufoli brutti da vedere, e per Capodanno potete immaginare che non mi ha fatto molto piacere la cosa, e mi sono usciti dei brufoli praticamente dopo 3 giorni di utilizzo su tutto il viso, fino giù ai lati del collo, perché applico sempre la crema anche sotto sul collo, e mi facevano anche male, e ogni volta che la, cioè i brufoli praticamente nell'arco della giornata si si calmavano tra virgolette, la sera quando la riapplicavo li sentivo di nuovo nel pieno del lavoro, insomma sapete quello che intendo, insomma, e quindi continuerò con i sottotitoli, e quindi davvero non mi sono trovata bene. Certamente ho fatto la prova del 9 perché mi sono detto ok, in quel periodo veramente non ho usato prodotti nuovi, l'unico prodotto nuovo era questo, quindi sapevo che si trattava della crema, sapevo che era la crema che mi faceva questo problema, mi sono detto ok, facciamo comunque una prova. Ho usato un'altra crema appena sono tornata a casa, naturalmente perché non ne ho comprato un'altra lì, insomma, e quindi appena tornata a casa ho sostituito la crema, puff, problema brufoli sparito subito, quindi per forza era questa. Io adesso ce l'ho praticamente da 1 mese e mezzo, l'ho lasciata lì, talmente è stata negativa la mia esperienza che non l'ho proprio usata ed è praticamente nuova, quindi la regalerò alla mia mamma perché lei non ha problemi di pelle delicata eccetera, quindi non credo che lei possa fare nessun tipo di reazione allergica, però per me veramente questa crema è bocciata, non posso proprio usarla perché la mia pelle ci risente e non poco. Altro prodotto bocciato è questo, che è un eyeliner, si chiama Prestige My Blackest Eyeliner ed è un eyeliner a pennarello nero. Allora, il problema di questo eyeliner è che sì, scrive bene devo dire, niente da dire sulla colorazione. Il problema grosso di questo eyeliner è appunto, io non conosco il marchio Prestige, anche questo ero sempre a Cortina, un'altra volta, io mi dimentico sempre qualcosa, e la volta dopo che cosa mi dimentico?
complimenti con l'eyeliner. E quindi sono andata a comprarlo e ho trovato questo, che non costava nemmeno tanto ed era l'unico eyeliner a pennarello che ho trovato. Il problema è che questo è troppo grosso. Io mi trovo molto molto bene con, per esempio, quello dell'Urban Decay, che naturalmente avevo a casa assieme agli altri 300.000 triliardi di eyeliner, ma io ovviamente appunto mi sono ritrovata senza. E questo video potremmo intitolarlo "Quanto è furba Nicole". E questo praticamente il problema di questo eyeliner, che è troppo grosso, cioè la punta di questo eyeliner è troppo grossa e quindi non riesco a fare un tratto che non venga fuori, cioè gigantesco, ed è una cosa veramente oscena. A me piace un tratto sottile che va sì ad inspessirsi, ma leggermente, non voglio una roba tipo uff, e questo purtroppo fa l'effetto uff, quindi non c'è niente da fare. Devo stare molto attenta se voglio un tratto sottile, ma è comunque difficile, non è cosa semplice. Quindi bocciato questo prodotto e non voglio usarlo più. Questo, vi giuro, io volevo parlarvi di questo prodotto da secoli e lo tenevo sempre lì da parte per il video sui prodotti no. Ogni volta che giravo il video sui prodotti no mi dimenticavo di inserire questo prodotto. Questo prodotto è Dior, questo è un profumo Dior e si chiama Grand Ball, non lo so come, cioè non suona tanto bene detto così, non lo so come si pronuncia in francese sta roba, io non l'ho mai studiato in francese. E quindi, però, questo è un profumo. Allora, io adesso lo annuserò in diretta per farvi capire. Allora, il problema di questo profumo è che mi ricorda il profumo, e veramente non è per niente elegante da dire questa cosa, mi vergogno, ma mi ricorda il profumo dei deodoranti da toilette. Mi dispiace dirlo veramente, perché io, cioè, come brand amo Dior, però questo profumo proprio non riesco a farmelo piacere. Mi è stato regalato, questo in realtà è un campione, quando ho comprato, non mi ricordo cosa avevo comprato alla boutique di Dior, un bracciale mi sembra, un paio di orecchini, mi è stato regalato, ero tutta contenta, mi sono detto wow che figata, me l'ho regalato un prodotto, però non mi piace per niente. L'ho usato un pochino perché me lo portavo dietro in borsetta, fino a quando non mi sono resa conto che veramente il profumo che questo profumo mi ricordava era quello di una toilette, quindi non... No, semplicemente no. Altro prodotto che devo bocciare. Allora, vi ho parlato, non so se questo video sarà già online quando vedrete questo video, ma nel video sui preferiti del 2015 ho menzionato gli smalti Essie per durata, qualità, coprenza, colorazioni, sono veramente fenomenali. L'unico con cui mi sono veramente trovata male è questo, che è il numero, color Vanity Fairest. Allora, ero in cerca di uno smalto rosa chiaro, ho visto questo, mi sono detta perfetto, è fantastico. Il problema di questo smalto, probabilmente mi sono sbagliata io, cioè dovevo guardare gli swatches online oppure su YouTube. Ragazze, prima di fare un qualsiasi acquisto guardiamo gli swatches online o su YouTube, ok? Io, da bravissima youtuber, e qui ribadiamo quanto è furba Nicole, veramente in questo video sto uscendo che proprio, cioè insomma mi sto un po' vergognando. Questo smalto non mi sono informata prima di acquistarlo, non ho guardato gli swatches e è venuto fuori che è non trasparente di più. Evidentemente è per chi vuole una French, sicuramente ci sarà un rosa coprente nella linea Essie, il problema è che non è questo. Io volevo un colore pieno, con questo per avere un colore pieno tipo 4 passate non bastano, quindi è bocciatissimo. Non lo uso praticamente perché mi piacciono i rosa, non voglio dire forti perché questo non è un colore forte, però i rosa che si vedono, questo faccio una, due, tre passate, è sempre trasparente, quindi purtroppo no. Altro prodotto spreferito, altro prodotto no di oggi, è questo balsamo labbra Salvatore Ferragamo. Se avete visto i miei video vlog, i miei vlog su Tokyo, quando sono stata a Tokyo in aereo, se abbiamo viaggiato, ho viaggiato per la prima volta in business class in vita mia, ero fuori di me, l'avrete visto dal video, tipo oddio guarda questo, guarda quello, mamma mia, cioè, tipo una bambina, mi sono fatta una figura. Però ci hanno regalato sia l'andata che il ritorno questi beauty case di Salvatore Ferragamo e c'erano un sacco di cose carine all'interno, vi giuro, c'è una figata, quindi io ero là a scoprire. E, però tra quei prodotti c'era anche questo balsamo labbra che si chiama Tuscan Soul ed è appunto un lip balm. Il problema di questo balsamo labbra è che all'inizio ti dà un po' di sollievo sulle labbra. Allora, a parte che non mi piace perché è bianco e quindi ti lascia le labbra bianche, almeno fosse trasparente, traslucido, lucido, ma bianco non mi piace proprio l'effetto che dà sulle mie labbra, che già sono bianca cadaverica, quindi insomma vi ringrazio per avermi resa ancora più bianca cadaverica, tra l'altro sull'aereo dove le luci non è che rendono giustizia. Però questo prodotto inizialmente
ti rende le labbra più morbide e ti dà un effetto di, cioè ti dà la sensazione di labbra idratate. Il problema è che dopo mezz'ora stai punto a capo, se non peggio, di prima, quindi non mi piace questo, non so perché faccia questo effetto sinceramente, però non mi sono trovata bene con questo prodotto, l'ho provato, riprovato, l'ho usato anche qui a casa, ma non mi piace proprio, perché pensavo potesse essere l'aria condizionata sugli aerei, quindi sono detta magari c'è talmente tanta aria condizionata, talmente poca umidità qua dentro che le mie labbra si seccano in ogni caso, io poi le ho particolarmente carnose, quindi tendono a seccarsi molto facilmente, quindi ho dato non una seconda chance, ma anche una terza, quarta e quinta chance a questo prodotto, ma non funziona almeno su di me. Ultimo prodotto spreferito per oggi è questo, che è un Elisir capelli luminosi di Diego Dalla Palma. Io amo Diego Dalla Palma, amo, allora, le palette, i loro ombretti sono fenomenali, gli smalti sono fenomenali, gli eyeliner sono fenomenali, la mia matita sopracciglia preferita di tutti i tempi è Diego Dalla Palma, le pochette che fanno, i kit sono tutti fantastici, la mia terra preferita di tutti i tempi è Diego Dalla Palma, ok, l'unico, i rossetti sono fantastici, l'unico prodotto veramente con cui non mi sono trovata bene, e sì, è ancora praticamente piena la boccetta, ma vi garantisco, io uso molto molto poco prodotto sui capelli, a parte che sono corti, ma sono molto sottili, quindi se ne metto più di 3 gocce risultano subito unti e sembra che io non li lavi da 6 mesi, quindi sì, ho usato poco di questo prodotto, ma vi garantisco che 3-4 volte l'ho utilizzato e non mi piace proprio, non so perché, i miei capelli sono molto problematici, quindi io mi trovo molto bene con l'olio di argan puro al 100% di qualsiasi brand veramente, però questo prodotto non mi piace, non mi fa un effetto capello sano, non me li rende particolarmente lisci, quindi non mi è piaciuto particolarmente, tant'è che anche quando viaggio, invece di portarmi dietro questa boccetta che è piccolina quindi molto pratica, mi porto dietro tutto il barattolone di olio d'argan, perché con quello mi trovo bene, so che mi sta bene, appunto, anche se non mi fa i capelli fighissimi, però insomma quello che posso sperare con il tipo di capello che ho. Ma questo non rende giustizia ai miei capelli, mi dispiace, quindi insomma questo è quanto per oggi ragazze, spero vi sia piaciuto questo video, io in realtà in questo momento non avevo intenzione di filmare, ma mi sono messa da parte tutti i prodotti no del momento e ho mollato tutto e ho detto no, devo filmare questo video assolutamente, e quindi questo è quanto, spero vi sia piaciuto, vi sia stato utile questo video, scrivetemi nei commenti quali sono i vostri prodotti no del periodo per aiutarci tra di noi, se specialmente se anche voi vi siete trovate male con alcuni dei prodotti, con uno o più prodotti che vi ho fatto vedere, scrivetemelo, e niente, bacio grandissimissimo e alla prossima, ciao!